Buonasera, sono Ettore Andenna e questa è Top Secret, la trasmissione che svela l'eccellenza dell'imprenditoria italiana. E questa sera abbiamo la Vinco Asti, di Asti, rappresentata dalla dottoressa Elena Conti, direttore commerciale. Buonasera a tutti. Due occhi meravigliosi, e sono sempre uomo sono, e il padre fondatore e titolare dell'azienda che è Lidio Conti. Bene. Buonasera. No, Buonasera. ho visto che gli occhi sono proprio uguali, padre e Bene. figlia, per cui lei ne è orgoglioso, quindi mi Sì. sono permesso di fare questa Qualcosa ho divagazione. lasciato, Sì, direi, no, beh, non solo, nella... credo. La Vinco Asti, me ne parli? Lei è il fondatore. Come Certo. nasce? Vinco Asti nasce nel 1997, fondata da me, sulla base di precedenti esperienze. Ero prima un costruttore, quando si costruiva ancora in Italia, di compressori d'aria, per cui si erano creati contatti con i paesi del Medio Oriente, Cina, Taiwan, Corea. E da lì è nata l'idea di... Fino a quando non hanno imparato loro a farli, insomma. Bravo, bravo, perché per un periodo di tempo abbiamo esportato compressori in Cina e poi si sono messi loro a costruirli, per cui adesso sono loro che ci mandano i loro compressori. E a noi era appunto venuta l'idea di, anziché dedicarci alla produzione, dedicarci alla commercializzazione. È un passaggio obbligato, direi, visto che la produzione in Italia diventava sempre più difficile, per motivi che sapete forse meglio di me. Comunque, niente, nel 97 è nata questa iniziativa, che si avvale anche dell'esperienza passata con questi contatti nel mondo della produzione in Medio Oriente. La Vinco Come mai si... il nome Vinco? Beh, Vinco perché all'origine c'era un collaboratore che si chiamava, un collaboratore cinese che si chiamava Sui Wing. Quindi era per Conti, assonanza. Conti, Wing, è nato Vinco. Vinco, Wing, Win Conti, Vinco, sì. Vinco, Conti. Ecco, ed è nato il nome Vinco. Dunque, intanto spieghiamo di che cosa vi occupate, perché stiamo parlando. Certo. Voi, ho in mano il vostro catalogo e cito generatori, compressori, ventilatori, deumidificatori, insect killer, aspirapolveri, fornelli, giochi, stufe, aspiracenere, motoseghe, decespugliatori, tagliasiepi, rasaerba, mini rider, motozappe, soffiatori e pompe a spalla, chi più ne ha più ne metta a questo Certo, punto. certo, E lei certo. direttore commerciale. Beh, siete la gioia del, non dico del fai da te, ma di chiunque abbia delle necessità non solo aziendali, ma anche per la casa, perché ho visto anche a prezzi Esatto, molto concorrenziali, perché siccome io sì. sono un compratore a volte compulsivo, sono andato a vedere per esempio le stufette, visto il periodo, e Direi ho che il visto. periodo è caldo adesso. Quindi le stufette a prezzi veramente eccezionali, ma non solo, i generatori di corrente, forniti ai supermercati, fornite di Sì, tutto un noi po'. siamo nel canale sia della grande distribuzione specializzata che del tradizionale. Abbiamo più di 50 agenti che fanno tutto il territorio nazionale, sono una barra due agenzie per regione. E quindi facciamo sia il tradizionale che il grossismo, che la grande distribuzione, che oggi anche l'online. Abbiamo anche tanti clienti che vendono online e che serviamo direttamente. Immagino ci sia stato con il periodo Covid un aumento dell'online. Sicuramente sì, e sta diventando sul mercato un vero e proprio nuovo canale di distribuzione con sue politiche che deve essere comunque approcciato in modo a sé rispetto alla grande distribuzione che ha altre politiche piuttosto che il tradizionale dove
Per fortuna c'è ancora il contatto con il rivenditore, con il proprietario, con... Ecco, immagino che papà gli manchi un po' questo contatto con il rivenditore, perché, mi passi il termine, quelli che hanno, non dico gli anziani, vecchi, quelli che hanno un rapporto... parliamone di due, va? Il rapporto che si aveva una volta era piacevole parlare con il compratore o con quello che era interessato ad un proprio prodotto. Oggi non si diventa... è mai esaurito questo tipo di contatto. Però sempre... manca. Manca, ma sì, almeno vedo lei che gira parecchio per visitare la clientela, e direi che questo è sempre comunque un motivo molto importante di contatto umano. E anche se si può pensare che possa essere un contatto che si va esaurendo, io direi di no, direi che anche da parte del cliente è sempre un piacere sapere con chi ha a che fare e anche passare una serata insieme. Ma questo si perderà purtroppo sempre di più, perché con l'online ormai c'è questo distacco. Beh, noi non, direttamente non facciamo l'online, non vendiamo direttamente sull'online, per cui noi vendiamo a chi vende su online, per sì. cui il contatto diretto con la persona, il titolare o l'acquisitore di queste ditte che vendono online c'è sempre. Quindi voi siete addirittura... la cupola sopra sì. a quelli che vendono online, siete i fornitori di prodotti a quelli che vendono online. Quindi il vendere noi online vorrebbe dire avere tutta un'organizzazione di distribuzione, fare concorrenza ai nostri clienti, e questo non è direi no. possibile. Qual è l'evoluzione? Perché voi avete tantissimi prodotti. Continuiamo ad evolvervi, quantomeno le richieste, basandovi su quelle che sono le richieste, immagino, del mercato. Sì, è una nostra caratteristica, e noi siamo in pochi, siamo una struttura... Quanti siete in azienda? Siamo 8 nell'ufficio di Asti, dove abbiamo l'ufficio commerciale, e 7 persone invece che seguono il post vendita. Abbiamo una seconda unità. Incredibile, però poi avete Moncalier. 50 agenti in giro per l'Italia. Esatto, quindi il fatto di essere una struttura snella ci permette di rispondere molto velocemente alle richieste del mercato, perché il filo è diretto. Io sono sul mercato, arrivo a casa con richieste e proposte, lui ha i contatti con i fornitori una cinesi. Una volta partivo, prendevo la valigetta e andavo in Cina. Automobile o aereo, si andava in Cina. Adesso è un po' più difficile. Si spera l'anno prossimo di poter di nuovo viaggiare per la Cina. Eravamo abituati a fare, anche lei viene, i 3-4 viaggi all'anno in Cina. Adesso sono due anni che non... ci muoviamo. Lei è la persona adatta per togliermi una grande curiosità. Bene, a disposizione. Sì, perché molti criticano il prodotto cinese, i più grandi copiatori del mondo, soprattutto su un prodotto di cui, come i generatori di corrente, certo. con i quali loro stanno invadendo il mondo. E molti dicono... non è un prodotto qualificato, prendiamo sempre i nostri. Ma in effetti questi qui, abbiamo visto come sono partiti con le automobili, oggi fanno delle auto che sono assolutamente certo, di livello. Certo. Ecco, come va questo rapporto con la Cina, visto che lei ci tratta? Ma dunque, bisogna partire dall'inizio. È vero. Il prodotto cinese sul mercato è visto non benissimo, non con sospetto. Però dipende anche molto da chi tratta questo prodotto. Il cinese è abituato a trattare con personaggi che arrivano dall'Europa, dall'America, eccetera, i quali come primo impatto parlano del prezzo. Il cinese segue un po' questo tipo di ragionamento. Per cui se tu gli dici, sono interessato al tuo prodotto, il cinese ti dice, questo prodotto costa 100, tu, 100 non va bene, bisogna farlo arrivare
80. A 80, perché il mercato mio mi chiede questo tipo di prodotto, il cinese ti segue e ti dice sì, ok, te lo faccio per 80, però toglie qualcosa. Ah, ovvio. Toglie qualcosa. Per cui chi fa questo tipo di lavoro esclusivamente basato sulla richiesta del prezzo rischia di acquistare del materiale scadente. Io non dico di avere una grandissima esperienza, però sono 40 anni che viaggio in Cina. Credo di aver acquisito alcune informazioni in più per poter giudicare quale possa essere un articolo interessante da un articolo non interessante. Alle volte è sufficiente aggiungere qualche piccolo particolare in più, qualche piccolo accorgimento in più per avere un prodotto di qualità. E soprattutto conoscere la mentalità di chi costruisce e ci vende, sì. Perché là hanno una mentalità completamente differente, certo, dalla nostra. Si deve... Anch'io sono stato in Cina, ma per altri motivi, certo, per farci giochi senza frontiere, però ricordiamo. Non è la stessa cosa. Certo, effettivamente, certo, anche loro cominciano a svegliarsi, insomma. Cominciano, sì, ad essere molto evoluti. Sul difficilmente perdono un affare. Assolutamente. Per cui, messi alle strette, perché chiedi un prezzo più basso di quello che loro potrebbero fare, riescono a trovare il modo per farlo. E questo però poi la qualità è quello che è. E questo è quello che rende scadente il prodotto cinese che arriva sui nostri mercati. Noi tentiamo, anche perché siamo responsabili della qualità, per cui se immettiamo sul mercato un prodotto che non funziona o che funziona male, ne siamo direttamente responsabili. E poi ne subite le conseguenze. Ne subiamo le conseguenze. Dottoressa Elena, Top Secret, qual è il segreto della vostra azienda? Il segreto della nostra azienda, penso forse si possa... Forse me l'ha già detto prima, sul fatto che siete pochi e vi muovete molto bene e celermente. Sì, ma sicuramente io credo di poterla riassumere in tre parole. Continuità, perché appunto... La continuità generazionale fa sì che i valori vengano trasmessi e mantenuti. Serietà, perché oggi sono convinta che la serietà sul mercato in primis, ma anche la serietà aziendale sia fondamentale per andare avanti e per crescere. E l'efficienza interna, quindi siamo in pochi e cerchiamo che poi di si trasmette tutto, ovviamente nella e l'efficienza funzione del cliente, nei processi, sì. Questa sera la Vinco Asti di Asti, rappresentata dalla dottoressa Elena Conti, direttore commerciale, dal papà titolare e fondatore Lidio Conti a Top Secret. Grazie, buonasera, è stato un piacere. Grazie a voi. Buona serata. Buonasera, sono Ettore Andenna e questa è Top Secret, la trasmissione che svela l'eccellenza dell'imprenditoria italiana. E questa sera abbiamo ospite l'Infistil di Misano Adriatico, rappresentata dall'ingegner Nicolas Simoncini, direttore tecnico commerciale. Buonasera. Buonasera Ettore. Allora, intanto uno pensa a Misano Adriatico, l'Infistil si occuperà di macchine da corsa, no. Purtroppo è il nostro campo. Come purtroppo? Mi piacerebbe. Piacerebbe a tutti. Una volta in un'altra vita ci ho anche corso. L'Infistil si occupa di infissi. Sì. Infistil, sì, infissi. Esatto. Allora, la parola importante nel 2021-22 è sostenibilità. Sì. Quindi oggi gli infissi vengono fatti in PVC o in materiali che possano effettivamente mettere una preservazione di quello che è il clima in una casa. Sì, allora ad oggi la nostra attenzione si pone molto sulla questione del risparmio energetico e sull'uso di materiali ovviamente sostenibili, e tutto il processo produttivo anche deve essere volto a un processo sostenibile. Voi da quanti anni ci siete? E Infistil nasce nel 1967, quindi sono più di 50 anni. Abbiamo festeggiato questo anniversario importante. E
Nasce tra l'altro nel 1967 come unione di più aziende, di tre aziende, e che da subito si pongono però nel mercato con un prodotto in PVC, cioè dalla nascita Infistil è sempre stato produttore. Quindi all'epoca addirittura direi quasi all'avanguardia. Sì, è stata una delle poche in Italia, infatti a partire con il PVC, e all'inizio non gli veniva dato neanche molto credito. Sì, perché la gente diceva: che cos'è il PVC? Sì, è un materiale abbastanza sconosciuto all'epoca, ora invece è molto affermato. Bene, quindi voi ovviamente avrete un'evoluzione, perché c'è sempre più richiesta di materiali che siano sostenibili e che soprattutto preservino un discorso di clima casalingo. Chi sono i vostri clienti? La nostra clientela ad oggi è composta per più della metà, diciamo un 60%, dal cliente privato, quindi un residenziale di fascia medio alta, perché comunque ci proponiamo con dei prodotti di fascia medio alta sia dal punto di vista delle prestazioni tecniche sia del design. L'altra fetta, diciamo, di produzione è occupata invece dalle rivendite, che possono essere stimate intorno a un 30%, e il resto invece sono appalti pubblici, quindi quello che può essere la scuola più o meno grande, residenze sanitarie, studi, quindi, diciamo, appalti pubblici. Allora, una domanda che adesso mi diverte molto, perché voglio sentire come me la spiega lei. Super bonus 110%. Sì. È una domanda che non mi hanno mai fatto. No, immagino, perché è un po'... Sono quelle chimere, sì, che poi i cittadini cercano di capire soprattutto come poterne usufruire. Certo. Allora, io ho una villetta in campagna, e voglio rifarmi gli infissi. Come do per lo 110%, sto super bonus? Questo tra l'altro è un argomento che a noi ci ha portato molto lavoro, fortunatamente, perché appunto abbiamo iniziato subito a studiare il decreto e le regole, proprio per poterlo spiegare appunto ai nostri clienti. Come si usufruisce? Bisogna rispettare innanzitutto delle normative tecniche, che sono state anche implementate nella seconda metà dell'anno e che sono ancora più restrittive. Fortunatamente con l'infisso in PVC è facile raggiungere queste prestazioni, e ci si può aggiungere... Cosa sono queste prestazioni? Allora, andiamo, spieghiamo, sì, spieghiamo punto per punto. Cosa devo avere io nella mia villetta? Devo avere una coibentazione particolare? Devo avere cosa devo avere? Allora, fondamentalmente per usufruire di questo bonus ci deve essere un intervento principale a cui poi si può attaccare, tra virgolette, il rifacimento degli infissi. L'elemento principale deve essere un intervento trainante, che può essere rifare il cappotto, installare un sistema di riscaldamento più efficiente, e contestualmente attaccare un intervento trainato, che è la sostituzione degli infissi, che deve avere... volendo dare qualche input tecnico, deve avere un coefficiente di trasmittanza sotto l'1,3, deve avere tre guarnizioni, deve avere un certo tipo di vetro e ovviamente tutte le certificazioni del caso. Che... Quindi comunque tutto parte da: non rifaccio solo gli infissi, ma devo rifare tutta una situazione di coibentazione, esatto, termica, esatto, o quantomeno di difesa termica. E a quel, esatto, punto lì entrano dentro gli infissi. E allora posso richiedere il super bonus 110, ma vengo lì da voi a richiedere lo super bonus 110, o burocrazia, devo andare da un'altra parte e poi ve lo porto a voi? Noi ci occupiamo, per quanto riguarda, ovviamente partiamo dalla progettazione e arriviamo fino alla consulenza, anche dei bonus fiscali, e collaboriamo con gli studi tecnici, che poi sono quelli che andranno a asseverare i prezzi, asseverare il lavoro. Collaboriamo per fornirgli quanto più materiale possibile, in modo tale che il lavoro sia svolto nell'adempimento delle regole. Questo è un vantaggio sia per il cliente, in realtà, sì, sia perché vengo direttamente da voi. Sì, noi lo seguiamo a 360 gradi, ovviamente delegando quello che non possiamo, di cui non ci possiamo occupare direttamente, ai tecnici preposti. Anche perché il terrore di molti oggi è di doversi scontrare con un discorso burocratico, sì, e poi andare anche da quello che mi deve fare il lavoro. Invece, se voi già dite: ok, cosa vuoi fare? D'accordo, come dicono a Milano, che pensi mi? Nel senso, esatto, di cerco di risolverti il problema e di portarti ad una soluzione. Quali sono i punti di forza della Infistil?
I nostri punti di forza, volendoli riassumere brevemente, sono quelli di essere un'azienda che è cresciuta appunto dal 1967 lentamente. Non abbiamo Quanti mai siete avuto. In azienda? Siamo circa una trentina, poi ci sono molti collaboratori esterni che non sono dipendenti diretti, che insomma rinforzano l'organico. E appunto, come dicevo, siamo nati nel 67 e cresciuti lentamente. Non abbiamo mai avuto una forte esplosione e quindi questo ci ha permesso di continuare a maturare e di fare sempre più esperienza senza distogliere l'importanza di quello che è l'esigenza del cliente. E perché appunto, avendo una clientela mista, sia il privato sia la rivendita, riusciamo, diciamo, a innovare il prodotto e quindi quello che riguarda anche la vendita e l'assistenza in maniera molto dinamica, riusciamo a rispondere alle esigenze di mercato in maniera molto veloce. Ecco, mi piace questo innovare, perché c'è un'evoluzione, il futuro, anche tecnologica, che si sviluppa ormai alla velocità della luce. Qual è il futuro degli infissi? Voi siete stati degli antesignani con il PVC nel 1967. Dal 2022 in avanti siamo sempre sul PVC o cominciamo ad arrivare alle guerre stellari? Allora, sicuramente il PVC, appunto, all'inizio siamo partiti come antesignani e qualcuno ci guardava con diffidenza. Ora invece il mercato del PVC è quello più affermato tra gli infissi, e avendo superato sia l'alluminio che il legno. Anche in futuro, è deformabile, resistente a tutti gli agenti atmosferici e quant'altro. In futuro si va a migliorare sempre di più quello che è la prestazione tecnica, ma senza distogliere lo sguardo dal design. Infatti noi abbiamo portato due migliorie principali nell'infisso in PVC, che, bisogna dargliene atto, una volta non era esteticamente bellissimo. Abbiamo collaborato, abbiamo avuto la fortuna. Era pratico, ma sul piano. Sì, esatto, esatto, molto pratico, forse non bellissimo. Sì. E ultimamente invece è diventato anche molto molto bello, con delle finiture super personalizzabili e con un processo di produzione che ci ha permesso di rendere, scendendo un attimo nel tecnico, l'angolo di saldatura è perfetto, in modo che non ci siano sbavature, non ci sia quel dettaglio antiestetico che invece contraddistingueva il PVC. E questo siamo stati fortunati, perché abbiamo collaborato con l'azienda che produce questa macchina di pari passo, insomma, l'abbiamo portato avanti insieme come progetto e poi abbiamo avuto l'esclusiva per molti anni e questo ci ha aiutato sicuramente. Immagino che la cosa più importante sia stata il colore, cioè che sia diventato qualche cosa di più piacevole allo sguardo di quelle sì, che sì, poi infatti anche sulle finiture c'è un mondo di possibilità, si è sviluppato un mondo di possibilità negli ultimi anni. Punti di forza dell'azienda sono gli operai specializzati, è il poter programmare il futuro, il poter prevedere il futuro. Quali sono? I nostri punti di forza principali credo che siano appunto la cura del prodotto e l'innovazione continua, costante, cioè non volersi mai soffermare su quello che è già stato fatto l'anno scorso. Noi con cadenza semestrale portiamo innovazioni nel prodotto. Questo è un sicuramente... E come si fa a portare innovazioni in un prodotto come il PVC? Sì, la finestra sembra un prodotto molto semplice. Cioè io mi vedo la finestra, la porta, dov'è l'innovazione? Sì, in realtà ci sono tantissimi, io li chiamo optional, quando curo la vendita li chiamo optional, nel senso la macchina si può fare di base o con mille altri optional. Anche la finestra in realtà li ha, sono nascosti, molto spesso sono dettagli non troppo accattivanti, che però poi al cliente faccio finale piacciono. Faccio l'esempio a questo punto, abbiamo un minuto. Sì. Allora, ad esempio nella finestra noi proponiamo un tipo di vetro che ha una canalina, che è quello che separa il vetrocamera, che è innovativa, ce l'abbiamo solo noi sul territorio, o meglio, ce l'avevamo solo noi sul territorio, essendo precursori. Oppure un tipo di ferramenta che ha una vernizzatura particolare, particolarmente resistente alle nebbie saline. Noi veniamo dal mare quindi, ovviamente. E inoltre, dal punto di vista della produzione, questo è un dettaglio che io evidenzio sempre magari con le rivendite, continuiamo a usare macchinari all'avanguardia. Io personalmente mi occupo della progettazione di alcune parti da sostituire o da innovare
nella linea produttiva. Da bravo ingegnere. Da bravo ingegnere sfrutto la mia laurea e ad esempio ultimamente sto portando avanti un progetto che si basa sulla prototipazione stampa 3D per la sostituzione di alcune parti obsolete e che ci permetteranno di velocizzare e migliorare il processo produttivo. E questo è il futuro. Questo sì. Top secret? Qual è il segreto dell'azienda? Il segreto dell'azienda, a mio avviso, è il fatto di essere appunto un'azienda storica e continuare a tramandare nelle varie generazioni il sapere che sta alla base della produzione di un infisso, ma in generale della produzione artigianale. Cioè noi abbiamo negli anni sviluppato una grande capacità produttiva senza mai dimenticarci quello che è l'attenzione nei dettagli, la tipica partenza dell'artigiano. Perfetto. Questo era l'ingegner Nicolas Simoncini, direttore tecnico commerciale della Infisteel di Misano Adriatico, giovane, simpatico, preparato, che ci ha parlato dell'evoluzione degli infissi. Non è una materia facile, ma questa sera ne abbiamo parlato top secret. Grazie, buonasera. Grazie a te.